Tutti i vini bio, dal Lazio alla Toscana alle Marche, della propria città. Il suo primo provvedimento o i suoi primi provvedimenti qualora diventasse sindaco? Il primo in assoluto è la trasparenza totale sui bilanci del comune. Io l'ho detto e lo farò, voglio un ufficio in Campidoglio dove chiunque possa controllare i bilanci con un tecnico che li spieghi, non quei bilanci dove nessuno evidentemente può capire nulla perché sono scritti in maniera complicata, ma spiegati esattamente come ognuno di noi fa i conti a casa propria. Le persone devono sapere, conoscere come viene speso ogni singolo euro e devono partecipare alle scelte con dei referendum di indirizzo, per cui non sarà il sindaco a decidere se migliorare il decoro urbano di un quartiere o investire sull'archeologia del centro storico, se noi non è finita l'epoca del cemento nell'agro romano, cioè se io sarò sindaco l'epoca del cemento nell'agro romano termina. Termina qui e dobbiamo investire invece in tutte quelle risorse per la salute e per l'economia che sono le cooperative agricole, insomma 51.000 ettari di terreno agricolo sono una risorsa così come l'arte nella nostra città.